Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati su RimWorld, bentornati eh, dopo che io ho giocato una mezz'oretta da solo, devo fare ammenda perché non potevo registrare, ma comunque avevo in testa di fare una piccola esplorazione, che vi mostro subito che cosa ho combinato. Praticamente sto utilizzando i miei eh, minatori preferiti, prima di tutti c'è il dottor Loic in testa, per fare eh, dei cunicoli esplorativi che mi servono per andare alla ricerca del plastil perduto, perché eh, ragazzi il plastil non ce l'ho, non ce l'ho proprio da nessuna parte. Qui abbiamo anche un sandstone wall che possiamo buttare giù, non me ne ero accorto, e qui dove avevo creato una specie di piccolo quadrato, diciamo così, eh, potevo piazzare, se non sbaglio, un altro... Un'altra trivella e lo facciamo subito visto che comunque sto cercando lentamente di portare l'energia elettrica fino alla fine, lo sto facendo perché questo mi aiuterà ad illuminare da un lato, dall'altro, anche a trivellare. Quindi, zacchete build copy e possiamo trivellare in questa direzione. Abbiamo assolutamente abbastanza materiali. Sì, 17, non sto ricercando nulla. E non sto ricercando nulla per il fatto che volevo tenere um, Enrique ad aiutare un po' la colonia. Dopodiché, magari potrei pensare di costruire. Refining? Che cosa fa? Ah, raffinerie per fare il chen full dal legno che non ci serve. No, potrei migliorare le droghe. Potrei migliorare le armi, costruire mortai. Oppure costruire. Um, se le trovo. Eccole qua, le armi ad energia, le charged, charged shot. Anche questo può essere interessante, però al momento, Enrique, che sta facendo? Ecco, sta costruendo la linea elettrica all'interno della miniera. Quindi direi che è meglio. Abbiamo rifatto una nuova area. Ma okay, che pal, cioè, che area è? Scusa, non ha senso. Non ha assolutamente senso. Va bene, dai. Comunque, dai, i nostri ragazzi fanno. Le solite cose, togliamo la pausa, velocità 3. Abbiamo Dr. Loic che è nella miniera, Roger che sta costruendo, Skippy che sta seminando un'area. Adesso ho iniziato a... come dire... a coltivare lontano. Adesso abbiamo, iniziamo ad avere le medicine di erbe che escono un po' lontano. Magari potrei fare come ho fatto ad est, anche ad ovest... Che il contrario, come ho fatto anche ad Ovest, potrei anche a costruire una serie di tre porte che mi eh, facciano arrivare all'uscita. Potrebbe avere senso perché velocizzo. Guardate quanta nebbia, comunque. E poi qui la cosa di cui sono più orgoglioso: il Davis Trend sta andando avanti al 60%. Non vedo l'ora di, di averne tanto tanto, Mami che cosa stava facendo, non si saprà mai perché adesso dorme allora secondo me c'è un piccolo problema qui e il piccolo problema se proprio devo tirarla, tutta è che la colonia è sporca ma non è sporca, è sporca da far schifo quindi di solito io chiedevo a Lumi che, che cosa fa altrimenti è la cuoca eh, sarà difficile che cosa che si è rotto al ah, commercio abitale vabbè lo sistemerà qualcuno eh, Lumi sarà difficile perché essendo la cuoca deve lavorare eh, tutto il tempo Magari vediamo se Shannon può darci la mano, ok vediamo eh, Shannon, uh caspita no no, è un crafter, chi è che ha poco da fare al momento, cioè nessuno ha poco da fare, questo è il problema, perché Sas Saski sta continuando a fare scultura, questa qua è di granito, poi le faccio fare una bella scultura d'argento, che rivendo e vedrete che con questo guadagno un botto di soldi. Guardate quanti vestiti di buona qualità alla fine abbiamo craftato. Adesso spero che per un po' il problema dei vestiti sporchi, vabbè, si esaurisca. E rotti, voglio dire, si esaurisca. Eh sì, io vorrei chiedere di bruciare. a Pearl. Ah, ecco. Ecco qua, no any quality. Brucia tutto quello che è da awful a good. No, brucia da... Non me ne frega niente la qualità, devi bruciare tutto quello che scende sotto i 50 punti. Close. E gli diamo il uh, do it forever. In questo modo ragazzi, bruciamo... Eh, vestiti dis distrutti è vero che venderli aiuta, però da qualche soldino però, ragazzi, si guadagna veramente pochissimo. Quindi bruciamo tutti i vestiti vecchi in modo che mi rendo anche conto di quello di cui ho bisogno. Maker sta ancora dormendo, vabbè. Ci sono 47 gradi fuori. Potrebbe essere un'idea quella di fare dei passi cooler interni? Secondo me è una buona idea. Perché, però, il passico cooler non va nelle altre stanze? Scusate, questo mi fa un po' arrabbiare. Boh. A questo punto, li piazza soltanto nei laboratori e chi si è visto si è visto. No, devo trovare qualcuno che mi dia una mano a, a pulire, perché ti l'umi che si fa il cannone. Eh, no, devo trovare qualcuno che mi dia una mano perché la sozzura di questo vault è qualcosa di inimmaginabile. Saski. Art. Ah, Saski non può neanche pulire. È un bel casino. È un bel casino, ragazzi. Ah, qui abbiamo Steel. Perfetto, disattiviamola. Um, non, non mi interessa adesso recuperare dell'acciaio, nel caso lo farò, ma... Nulla. Qui dovrebbe esserci in fondo un'altra grande riserva di materiale sotterraneo. C'è un animale che si è arrabbiato, un Ibex. Eh, è un animale o sono tanti? No, inf eh, infatti, quando va così non è un animale che si è arrabbiato, è un branco di... Eh, arieti, qualcosa del genere. Aspettiamo che entrino. Tanto le tre porte... Perfetto, le tre porte orientali sono pronte. Aspettiamo che entrino. Allora, questo si è perso. No, mi sta andando a buttare giù le... i drill. No, non lo so. Perfetto. Tre sono entrati nel giardino, quindi abbiamo carne per un po' di tempo. Allora, quanto amo queste torrette, ragazzi. Sono una gioia. Eh, però dovete... Ecco, mi hanno centrato anche un maffalo. Lo sapevo. Velocizziamo, dai. Lumi, adesso, quando hai finito di mangiare, invece che cucinare, gli diamo la priorità sul cleaning. Eh? Almeno ripulisce un po'. Stesso discorso, Loic. Relaxing socially. Consuming simple meal. Va bene. E poi dove va? Andrà a scavare. Va a riparare. No, gli do la pulizia. Skippy, che cosa succede? Ah, shit! Ha bisogno di... Di essere curata, ma... No, merda. Skippy, difenditi da questa bestia. Vai, vai, vai. Hai un'arma energia, caspita. Se non la fai fuori... Buono, è andata. Cuciniamola. Uh, portala tu e poi ti portiamo in ospedale, dai. Ecco, ha perso il pollice destro. Ma porca miseria. Ha perso il pollicione. Mami, ho bisogno di te. Dove sei, Mami? Cosa stai facendo? È in giardino, lo sapevo. Raccogliendo il cotone. Mami, vai a pulire l'ospedale. Skippy, molto lentamente, porta il cadavere dell'ariete, la, la cella. E poi, una volta che l'ha piazzato. Brava, vai a fare il resting until healed. E chiamiamo Loic che a questo punto sta scavando, ma. Ah, ok, perfetto, è già partito. Perfetto, stava scavando ma eccolo che arriva, ta -ta -ta, esce dalle miniere <ride> e va a curare Schippi. Peccato per la mano di Schippi. Peccato. Io a questo punto le potrei mettere la mano bionica che dovrei avere da qualche parte. Perché no? Mami, harvesting potato plant. No, vai a pulire il sangue, vai a pulire lo schifo in ospedale. Adesso do a Mami gli ordini manuali finché non mi pulisce sta colonia, dai. Non hai finito, cosa stai facendo? Harvesting Hope Plant, no 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 Perché non riesco a pulire questa chiazza schifida, dai Ok, adesso almeno l'infermeria è pulita Mo' puliamo la sala da pranzo E anche tu, invece che fare cooking, fai meal Cioè, cucinare in questa cucina è, una ro è la roba migliore per prendersi la peste, Rogers Maker può pulire, ma certo. Dai. Forza ragazzi, che potete pulire. Sarsi come com'è messa quella granito? Va bene. Una scultura. Quante ne può? Deve fare 4, no? Poi ti do un lavoro speciale, Saschi. Signori. C'è un coguaro che mi sta attaccando un muffalo. E io non ho nessuno che può andarlo a difendere. Ma andiamo Shannon. Il fucile a pompa dovrebbe. Raggiungere. Eh, il Muffalo ovviamente si è fatto massacrare. No, cazzo, continua. No! Maledettissimo cogaro. Sta proprio. Lo sta cercando. Ah, sta cercando di. Di farlo fuori completamente. È stato ucciso. Bastardo. Cogaro del cazzo. E Shannon che ha una mira eccezionale, proprio, eh. Ma che lo sta mangiando, maledettissimo! Il Coguaro sta mangiando il mio maffalo! Ok, pelle di Coguaro per tutti. Ok, adesso Shannon porta il Coguaro nella freezer. Quindi abbiamo lana e abbiamo cibo per un po', visto che il nostro maffalo è schiattato. Ok, Skippy si è ripresa, eh? Questo è positivo. Cave Kid, però non ha il right thumb, il pollicione, quindi il movimento... Vabbè, questo è però un altro discorso, efficienza nella manipolazione 90. Naggia. Maker. Eh, si sì, dorme. Ho ancora troppi ordini. Pensate un po', non riesco a Heatwave. Ah, c'è! Cioè, c'erano 47 gradi prima e non c'era ancora Heatwave. Forse era la, la nebbia Fog. Okay. E abbiamo dei cargo pod. È eh, pelle di iguana, lo sapevo. Vai, ci facciamo qualche giacchettina con la pelle di iguana. Prima, però. Eh eh. Volevi, eh? Prima di fare la giacchettina, aspetto che gli ordini nella miniera siano finiti e che questa colonia sia pulita. Perché soltanto cucinare e lavorare nei campi, Porta via la metà del tempo dei miei. E finché non trovo il plastile, finché non trovo un mercante che mi vende una intelligenza artificiale, oppure finché non cade una nuova astronave con una IA che ho venduto, non posso fare nulla. Che bella questa mazza di plastile. Chi la fa? so io chi l'ha fatta fatta maker col poco plastic che avevamo merda Però è potente vabbè le mie armi sono ottime ok raccogliamo tutta sta robaccia Allora, dico che non ha senso continuare a fare blocchi di granito quando ci sono altre priorità. Abbiamo tantissimo granito a casa. Ok, l'ultima eh, opera d'arte di eh, Sasuke è terminata. Non so quale sia, forse potrebbe essere veramente questa la 415 che vedevo prima. Ci sono opere che sono costosissime. Un altro cargo pod. Questo vale 7,50 in bellezza. Oh, lo yaio, questa è una droga potente. Questa è una droga potente ragazzi, i miei si sballeranno, la, la, lascio che la usino. Poi Mami andrà in paranoia come sempre, ma ce ne faremo una ragione. Vabbè, insomma, qui eh, di mh, Plastil non se ne parla nemmeno. Nel frattempo ho trovato una miniera di limestone all'interno di, di tutto questo granito ehm, e un altro miliardo di riserve eh, di... Mh, Macchinari compatti, eccetera. Abernathy, vediamo se lo riesco a salvare. Character, incapace di niente. Nervoso. T-totaler, che vuol dire mh, che praticamente non usa le droghe. Animali, 8. Medicina, 7. Tutto il resto fa abbastanza schifo. Logan, salvalo, ma non lo reclutiamo, altrimenti l'avrei catturato. Merda, abbiamo un attacco di lupi. Poi solo uno. Tutto qui mi hanno fatto fuori un alpaca, porco cane, non me ne ero accorto. Per adesso sembra soltanto uno, un timberwolf. Vediamo. Kai 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 dice. Eh sì, finito male. Mi piacciono gli animali quando entrano nel cortile della felicità. Perché ci sono le torrette della felicità che fanno sempre un, un welcome party, un comitato di benvenuto notevole. Logan che va a letto a Luna. Eh, eh, non si fa, non si fa Logan. Comunque, è sbaglio è un po' più pulita sta colonia. Sembra che qualcuno abbia messo a mano alla pulizia, più o meno. Qui no. Però qui abbiamo lo smooth granite granite granito lisciato che è molto meglio delle mattonelle. Drone psichico! Che figata ogni donna. All'interno del nostro vault avrà dei problemi do di dolore perché c'è un drone che sta interferendo con le donne. Perché le donne? Perché è un drone stronzo, maschilista! Bol La Boldrini sarebbe molto arrabbiata con questo drone. Anch'io, però, perché onestamente Mami, eh, Sasuke e, e compagnia mi servono. Che perché sono forti? Oh, ah ah ah, vedo che Mami. Sta intervallando il hauling, il trasporto alla pulizia. Bene, bene, bene. Sembra quindi che alla fine gli ordini. Perché Abenati? Cosa sta facendo? Si è spogliato. Allora, è stato curato benissimo. Si è spogliato. Sta mangiando, secondo me. Prima o poi, Ragazzi, Abenati eh, si è unito a noi. Cazzo, va bene. Va bene, Abenati. Sai cosa ti dico? Che tu passi tutto il tempo a trasportare e pulire. Tu sarai lo squatter di casa, mi spiace. E anche dottore. Basta, non, non fai nient'altro di prioritario. Um, gli assegniamo una, gio una giornata lavorativa normale. E dal punto di vista del. come si dice. gear. Gli assegniamo. Uh, worker come tipologia di vestiario. Quindi adesso dovrebbe andare nella zona sartoria a vestirsi. No, non lo fa perché in realtà ha trovato dello sporco lungo le mura e tutto nudo e ferito va a pulire lo sporco perché lui è lo spazzino della colonia. Sei l'ultimo arrivato, amico mio. Mi servivi proprio, quindi... Ah no, si sta andando a mettere una t-shirt. Sì, una t-shirt e un paio di pantaloni ce li possiamo permettere. <ride> no, via, si è messo tutto, si è vestito di tutto punto. Ha alla alla la alla la T-shirt, addirittura la giacca di pelle, fantastico. Abenati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'è una stanza che era quella, ci sono due stanze che un tempo erano occupate eh, da Rogers e Saski. Quindi Abenati prenderà una di queste due. Quindi c'è ancora spazio per un altro Koenig, se volendo. Ottimo, no, è una gioia vederlo che trasporta pulisce. È una figata. Vabbè, adesso è un po' tutto tagliuzzato, quindi si deve ripigliare. Però, no, no, bene, bene, bene. Benvenuto a bordo, ragazzo. Ci sarai utilissimo. Ok, leat wave è finito. Noi dobbiamo riattivare... Cargo pod, bene. Oh, questo episodio è andato alla stragrande perché fino ad ora... Tocco le... Tocco ferro. È vero, abbiamo avuto un drone, questo si un po' palle, però non abbiamo avuto raid finora. Questo è bello. Adesso arriva un fulmine che brucia tutto il campo di Devil's Strand. <ride> di solito quando mi esalto così per arriva la sfiga è atroce. No, adesso voglio seguire per tutto il resto della partita, benati. Ah, no, ma ha dormito nell'infermeria, ok. Ci sta perché comunque anche il computer. Chi è che sta minando? La... Ah, Enrique non ha più la ricerca da fare, quindi sta estraendo argento. Allora, Enrique, adesso ti do, Saski. Mannaggia, mannaggia Saschi. No, Saschi. Tu palle. Quanto odio questa persona questa... quanto ti odio, Saski? Sei messa da fuoco a tutto un'altra volta, un'altra volta. Questa volta però non piove, eh. C'era qualcuno che mi diceva che ho un culo così perché tutte le volte che Saski brucia cose piove. No, un cavolo. Scusate. Anche questa è Home Area. Amici, dovete spegnere la sta roba, se no non va bene. Saski. Cosa abbiamo con i cargo? Blocchi di Slate. Boh. Allora dai, facciamo un'opera d'arte, questa qui dovrà essere però un'opera incredibile. Grande scultura, servono 260 ingredienti per una grande scultura, ok? Non si può. Facciamo una scultura eh, larga, per una scultura larga ne servono 135, che vuol dire che se la faccio d'argento è per 20, quindi eh, 2700 pezzi d'argento per questa scultura. Devo prendere chiaramente Saschi, che è la mia artista nata, ha un 16. Saschi, adesso vai a fare una scultura in puro argento, che sarà una roba da far venire la pelle d'oca. Se questa scultura esce scioddi, perché può capitare la sfiga che anche un maestro fa una scultura scioddi, siamo morti, capite vero? Siamo letteralmente morti. Visto che sto usando l'argento. Okay? È come se facessi una scultura di euro. Avete capito, no? Una scultura fatta di 2.750 euro intrecciati. Da vendere a 27.000 euro. Però è sempre così. Ammazza quanto argento. Non so, non so se è una cosa... Aiuto. Ok, l'argento non ce l'abbiamo più. Adesso Saskis lo sta modellando. Vediamo un po' quello che ne esce. No, dobbiamo sfruttarla, sta ragazza. Ah, poi qui abbiamo addirittura l'oro. Il famoso oro che i mercanti non avevano. <ride> Va bene, stiamo lavorando tanto oro. Stiamo facendo sculture d'argento. Avernati, come sta? È Ancora un taglio, però. Uh, cosa sta facendo? Ah, sta osservando l'arte. Mi mangia, osserva l'arte, sposta cose e pulisce. Non deve fare nient'altro. Davvero, non gli faccio fare nient'altro ad Avernati. Tanto. Ho una riserva abbastanza buona. Perché Lumi si sta riposando nel. Ah, merda. Lumi e Skippy si sono menati, ragazzi. Perché hanno tutti a rotture da pugno. Ma Lumi, caspita, E Shen non sarà arrabbiato. No, frega niente. Boh, vedremo, vedremo. Facciamo passare la nottata. Facciamo passare questa nottata. Sono già le 5 di mattina. Scendono alla prima... è eh, il primo ad alzarsi. Quanti pasti buoni ho? Ho oh, no, 52 pasti normali, base. Nessun pasto buono. E, ah giusto, abbiamo attivato... Ah perfetto! Abbiamo attivato il nostro radar. Allora, qui c'è qualcosa che possiamo scavare, proviamo a capire di che cosa si tratta, quindi miniera. E eh, portiamo un drill qui. Vediamo che cosa riusciamo a recuperare con questo. Ah, un'altra cosa, dovrei, dovrei, pens dovrei pensare ad un'altra cosa. Innanzitutto recuperiamo qui eh, il materiale. E poi faccio delle discariche su cui piazzare questi sassi. Vediamo se poi riesco a... Ui, big Complete, make large sculpture. Vediamo un po' com'è venuta. Dov'è? Dov'è? Eccola! Superiore Bellezza 515. Ehm, wow, Silver Large Sculpture. Questa la piazzo, la posso mettere veramente in casa. Quasi quasi la tengo in casa, ragazzi, per creare ancora più bellezza nel salone. E a questo punto tra arte e robe del genere, number one. Um, però, 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 mi rendo conto che facendo grandi sculture normali, secondo me, guadagno gli stessi soldi usando legno o mattoni, quindi... Adesso poi uh, faccio ancora un po' d'arte e poi chiamo il mercante di beni esotici per venderla vediamo che cosa succede qui Chi è che sta arrivando Dr. Loic sembrerebbe di sì, ancora componenti quanto voglio bene da Benatti no, sono contento di averlo preso perché va a raccogliere tutte le cose e pulisce, cioè, è, è fantastico e comunque non è mai fermo un momento io pensavo che un pulitore-raccoglitore fosse un po' uno spreco in realtà fatemi vedere sì, abbinati è interessante, ma se trovo il plastil è molto meglio. Plastil! E vai, ragazzi! Che culo! Questo è tutto plastil, signori. Questo è tutto plastil. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, allora. Una bella miniera qui. Um, una bella lamp... Sì, ragazzi, ma non sapete da quanto lo stavo aspettando. Una bella standing lamp... Ah, merda! No! Ti prego! No, è troppo vicino al bordo della mappa. Non posso costruire un cazzo. Cioè, quindi ho trovato il plastil, ragazzi. E mi state dicendo che. Cioè, tutta sta zona non la posso usare. Paura vera! Vabbè, allora, proviamo a vedere se riusciamo a scavarla. Però. Intanto le mie batterie salgono troppo lentamente. Non sto dicendo che non ho abbastanza energia elettrica, però sto dicendo che ne ho esatto Cioè, proprio il minimo indispensabile. E questo significa che eh, facciamo un'altra... dobbiamo trovare un'altra fonte di energia a cui tra l'altro la, la colleghiamo a due cavi. Ok, in questo modo nel caso di taglio da un lato l'energia scorre dall'altra. Quindi bene, bene, bene. Eh, ci sta. Quindi adesso c'è un botto di roba da costruire, ma mi sta lavorando nei campi. Vabbè, per un po' di tempo avrei i miei abbastanza presi. Shannon ha la... Ah, perché ha fumato lo smoke leaf, pieno di gioia, l'environment è fantastico, l'opinione di mia moglie è ottima. Feeling great, very comfortable, extremely impressive bedroom, extremely impressive dining room. Prati praticamente siamo contentissimi. Ah, ok, abbiamo i mercanti pirati in collegamento... Su rete 4, andiamo a vedere. Mami, chiamali, vediamo se possiamo comprare un nucleo di una eh, intelligenza artificiale dei pirati. Perché ora che abbiamo trovato il plastil, eh, ci manca soltanto quello. Devo stare attento però. No, direi che non ce l'hanno. Tuttavia, vediamo che cosa possiamo trovare. Mm. E posso vendere le armi che non uso. Assolutamente e posso comprare un polmone e un cuore non mi serve a niente posso comprare un braccio bionico una, una gamba bionica eh sì questo lo posso fare volentieri quanto mi vogliono 3.800 boh va bene in cambio posso dargli oh, 700 unità di Fuel, fate un po' voi che va bene non vale un cazzo in realtà ok Cioè buonanotte, non vale un cazzo, vale un sacco. Se che sto spendendo troppi soldi. No. Uh, no. Abbiamo finito le medicine, signori. Scusate un attimo. Quante medicine abbiamo? Oh ne abbiamo 52. Che cazzo stai a dire? Ma lasciamo perdere i pirati, dai. Si è rotto un generatore. Eh, due coglioni. Ne fa piacere che Loi che ha già iniziato a costruire la, <coughs> la corazza della nuova centrale elettrica. Bernati sta continuando a pulire anche i marciapiedi. Ragazzi, quanto amo quest'uomo. È un uomo, vero? Sì, perché ormai non li riconosco più vestiti così. Ehm, ottimo. Allora qui abbiamo un Deep Drill che, eh, in cui recuperiamo l'argento, va bene. Quindi dovevamo recuperare la giada, ma non so se l'abbiamo terminata. Sì, credo di sì. Esatto. Quindi togliamo la, Anzi, stacchiamo proprio la trivella perché non ha più senso. Non recupereremo più giada. E magari ne costruiamo una copia in zone in cui invece si può ancora trivellare. E possiamo andare a scoprire. Una, per example, e due. Enrico e Shannon hanno del, dei vestiti tutti sprindellati um, <coughs> Perché non ho più argento? Ragazzi, perché non ho più l'argento? Shit uh, Non è che ho dato l'ordine di costruire un'altra scultura d'argento, vero? Granito, Steel? no, non mi sembra. Oh vai a capire, io l'argento non lo vedo più. A meno che non l'abbia comprato per sbaglio. Bionic arm, bionic leg. Forse li ho comprati. Dovrei riguardare questo video, ragazzi. Probabilmente ho fatto un errore dei miei. Per fortuna Cabernanti è qui che pulisce tutto, vabbè. Va bene, dai. No, volevo vedere che cosa trovo qui sotto Perché è importante Intanto chiediamo a Loic Che adesso si è svegliato Mangia No, holding steel un piffero uh, Vai a costruire La linea energetica fino al plastil E che quanto ci mette sta scultura? Un casino Ok, abbiamo costruito i multibarrel -bar weapon uh, Tube TV queste aumentano l'intrattenimento se non sbaglio, le possiamo mettere una nell'infermeria. Non so se si possono mettere anche nelle camere, però vedremo. Ok, poi qui volevo fare le zone dumping area, e anche quasi quasi faccio allora tutte queste zone le trasformo in discarica. Eh, perché in discarica? Perché poi faccio una cosa di questo genere. In cui chiedo ai miei ragazzi di spostare i massi che stanno in mezzo alla miniera e li, met li faccio mettere ai lati così non intralciano. E anche qui dovrebbe starci una discarica ma non l'abbiamo ancora minato. Ok, come sta andando? Il grande raccolto di Davistra è l'80%, quasi. Cioè, la parte più bassa è il 41, la parte iniziale è l'80%. Bene, bene, bene. Quando abbiamo tutto sto carico di Davistrand... Trend, ordino Maker di fare un set di 11 camicie e 11 pantaloni in Davis Trend. Poi ordino tutti di indossarlo perché voglio tutti vestiti di rosso. <ride> Ognuno ha veramente le sue, le sue follie, no? Direte: ok, una scultura di granito andata Slate, questa che fa schifo. 95 ...ah, perché l'ha fatta Saski... Vaffanculo, ma è Saski questa, non è Lumi? Ah, è perché Saski si è messa a fare arte No, aspetta, Saski è quella brava, che cacchio sto dicendo? Ha 17 in arte, non puoi fare una roba del genere, dai Ha fallito miseramente Pazzesco, pazzesco davvero Unbelievable Oro, beh, questo lo otteniamo uh, Questo lo vediamo domani Skippy sta dormendo. Alle 6 di mattina è andata a dormire. Enrique mangia, dai. Poi vai a... a prioritizzare il drip dealing. No, non vai a ricercare, mi spiace. Devo trovare altro plastic così andiamo più rapidamente, dai. E Dr. Loik, che adesso va a mangiare, va bene. Roger Howling Deep Drill, per favore. Dobbiamo recuperare tanto Plastil e questo invece è normalissimo acciaio, lasciamo perdere. Vediamo se possiamo costruire qualcosa di interessante. Qui vicino possiamo andare a vedere se troviamo qualcosa di diverso. Perché vedete che sono due giacimenti diversi. Ok, Resource Screen, uh, luci colorate. Dai, ho sempre sognato di averle. <ride> Oddio mio Vediamo un po' Ma com'è un installing lamp? Dai ma No la lampada serviva Adesso non si vede più un piffero Oh che roba Vabbè ragazzi, dai. Interrompiamo l'episodio qui. Ci diamo appuntamento alla prossima. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. La grande novità: abbiamo il plastile, abbiamo Bernati che pulisce tutto. Meglio di così, non so cosa chiedere. No, lo so che cosa chiedere. Chiediamo ai mercati dei beni esotici di venirci a trovare e proviamo a vendere un po' di arte, un po' di robaccia. Alla prossima!